Primo giorno qui al torneo Città di Bolzano, c'è già chi sta giocando, c'è già chi sta seguendo la partita, ma noi siamo qui con il grandissimo organizzatore. Soprattutto grandissimo, uno degli organizzatori appunto della manifestazione. Ciao Andrea. Ciao Martina, benvenuti e grazie insomma di seguire questa manifestazione, mi fa molto piacere. Insomma, ci conosciamo da tanto tempo, però ovviamente insomma avervi qua è una primizia e quindi mi fa molto piacere. Sì, siamo un pregio, che cosa vuoi. Allora Andrea, raccontaci un po', quest'anno tanto calcio ma anche tanto intrattenimento, tante cose dedicate ai bambini che ci gironzolano intorno in questo momento, raccontaci. Anche simpaticamente ci gironzolano intorno. Allora, quest'anno anzitutto insomma l'orgoglio di avere 88 squadre iscritte, che sono davvero tante, fra settore giovanile, calcio femminile, calcio a 5, che sono le novità, poi le conferme che sono open amatori. Però quest'anno abbiamo detto diamo insomma un'offerta sicuramente maggiore, soprattutto a quelli che non sono fruitori prettamente sportivi e segnatamente calcistici, e quindi insomma diamo momenti ludici di intrattenimento alle famiglie, insomma ai ragazzi, ma anche agli adulti, a quelli un po' più anzianotti, insomma, e quindi abbiamo allestito un programma di intrattenimento davvero vastissimo, grazie a dei partner importanti per noi che sono la T-Event e la Green Generation, che ci hanno aiutato in questo, e quindi tutte le sere ci sono spettacoli dal vivo, musica dal vivo, vari eventi insomma di intrattenimento, giochi anche insomma di società, chiamiamoli così, il calcetto, gioca bonito, quindi davvero si può venire a Città di Bolzano senza per forza dover guardare una partita di calcio, che è il pretesto per la gente per venire qui, ma poi dopo si trova un mondo attorno, insomma è un piccolo Bengodi abbiamo organizzato, e questo insomma diciamo così dopo tanti anni che avevamo provato a farlo e non ci eravamo riusciti, per noi è un grosso motivo di vanto. E so, perché me l'hanno detto da dietro le quinte, che tu sei molto appassionato di Zumba e che hai partecipato a tutti i corsi che fanno, vero? Assolutamente sì, ovviamente in prima fila, io come sempre anzi facevo da trascinatore per tutto il pubblico, no, diciamo che quello lo lascio volentieri ad altri, però insomma dai, i momenti di divertimento ci sono anche per noi. A parte che mi fa un po' specie essere dall'altra parte del microfono, solitamente lo tengo io in mano, però va bene, va bene. Se vuoi facciamo al contrario, te lo passo e tu intervisti me, non saprei cosa dirti, però. Beh, però insomma direi che insomma, nel tuo sopralluogo di oggi pomeriggio e anche di stasera a supervisione qualcosa di bello hai visto, insomma credo che ci sia una bella atmosfera, quello che mi interessava. Adesso piano piano trascineremo sempre più gente, secondo me. Ogni sera ci sarà un programma di intrattenimento e ogni sera ci sarà un evento sportivo, cioè calcistico in una fattispecie, però ribadisco c'è anche il calcio 5 e il calcio femminile, quest'anno abbiamo voluto allargare a tutti gli appassionati di calcio, insomma non solo a quelli maschili, diciamo così, o quelli a calcio 11 per intenderci. Benissimo, allora noi ti ringraziamo, ti auguriamo un buon lavoro, perché tu sei qui che devi andare a fare, parlare, fare la telecronaca, la radiocronaca o quello che è. E noi invece andiamo a seguire quello che sta succedendo alle nostre spalle, il corso di Zumba, poi vedremo Andrea protagonista, i maghi, quelli che suonano bicchieri, insomma, ce n'è per tutti.